L'être humain est à la recherche de la beauté depuis un temps immémorable. Et pourtant, la destination semble être toujours impossible à atteindre. La philosophie, l'art, nous explique ce phénomène par le concept de subjectivité du goût. Un stéréotype qui a subi des changements continus. En effet, comme David Hume l'a dit, la beauté des choses existe seulement dans l'esprit de celui qui les comprend. Morbida in carne, ma oggi è ancora così? L'uomo deve essere alto e muscoloso. Sembra quasi che sia un fisico perfetto a renderlo perfetto in tutto. Eppure c'è chi piace panciuto. La maggioranza, la tradizione, vogliono i propri dannati canoni di bellezza. Ma ciò non vuol dire che debbano essere rispettati. E questo i presocratici l'avevano capito. Avevano capito che non esiste il giusto, ma ciò che alla maggioranza piace. Insomma, ciò che piace diventa cultura e poi canone. Ma allora, nessuno è bello perché segue un determinato canone di bellezza, come nessuno può essere definito brutto. La cosa veramente ironica, secondo me, è il tempo. Perché prima sei giovane, bello, atletico, muscoloso, ma sei comunque destinato ad invecchiare, quindi ad afflosciarti, ad aggrinzirti. E allora, non è meglio cercare di essere belli dentro, amati e apprezzati per come si è? Come disse David Hume, la bellezza delle cose esiste solo nella mente di chi le contempla. E allora, limitiamoci ad osservare ciò che ci rende felici, ciò che per noi è bellezza.